Come ha detto Ginsberg, se sei famoso puoi sempre cavartela, qualunque cosa tu faccia. William Burroughs ha passato gli ultimi 10 anni dipingendo, facendo così più soldi con i quadri di quanti ne abbia mai fatti prima con i suoi scritti. Se ti sei affermato in un certo campo, è possibile che la gente ti prenda sul serio anche in un altro, anzi forse troppo sul serio. Conosco un sacco di grandi fotografi che lavorano assai meglio di me, ma che non possono contare su grossi e splendidi volumi in carta patinata come i miei. Sono fortunato. Ginsberg ha incominciato a scattare fotografie dei suoi colleghi con una macchina fotografica presa in prestito verso la metà degli anni 40. Nel 1953 ha acquistato per $13 una piccola Kodak Retina di seconda mano in un banco di pegni della Bowery e nei 10 anni successivi ha fotografato gli amici in pose del tutto casuali e spontanee. Soltanto nel 1983, 30 anni dopo, ha ritrovato fra le sue carte queste fotografie. Sarah Greenough, nel catalogo della mostra che è stata allestita quest'estate a Washington, Beat Memories, The Photographs of Allen Ginsberg, dice: da tempo nemico del materialismo americano e convinto del fatto che invece di pagare le tasse sia meglio essere generosi con amici e colleghi, sostenendo giuste cause, si è ritrovato alla metà degli anni 80 vecchio e con pochi soldi in banca. Fino alla sua morte nel 1997 ha tenuto in giro per il mondo un bel po' di lezioni e corsi operativi sulla poetica dell'istantanea, lavorando attivamente con mercanti d'arte e agenti per vendere le proprie fotografie e i relativi diritti di riproduzione. Il fascino delle immagini deriva dal fatto che poche di esse sono già note a tutti e che molte presentano i soggetti nella loro giovinezza. Ecco ad esempio un Ginsberg dal volto fresco, goffo e quasi ingenuo, con tutti i denti, molti anni prima di diventare il guru barbuto che conosciamo, e un malinconico poetico William Burroughs prima che assumesse l'aria da preistorico impresario di pompe funebri tipica dei suoi soliti ritratti. C'è perfino un nudo di Burroughs sul letto, immerso nell'ombra, che risale al periodo in cui Ginsberg e lui erano amanti. Quasi tutti i Beats erano bisessuali e amanti l'uno dell'altro. Neil Cassady, il rubacuori del mucchio, andava a letto con chiunque, maschio o femmina, anche se preferiva le donne, ed era infedele con tutti. Permetteva a Ginsberg di dormire con lui, ma principalmente per fargli un favore, e in parte per provare questa esperienza. Poco dopo il loro idillio a New York, Cassady piantò in asso un Ginsberg malato d'amore e corse a Denver, dove ebbe molte avventure con varie donne. Ginsberg lo raggiunse, ma fu ignorato per quasi tutto quel periodo. Burroughs ha avuto come compagna una donna, Joan Volmer Adams. L'appartamento che condividevano a New York con Kerouac e la sua prima moglie, Edie Parker, è stato un essenziale punto d'incontro per i Beats degli anni 40. Kerouac era sostanzialmente eterosessuale, ma era dedito all'alcol e di conseguenza occasionalmente si è interessato a Ginsberg. Peter Orlowski, che quando Ginsberg lo incontrò faceva davvero colpo, era eterosessuale, ma un po' fuori di testa. Lasciò che l'inesperto Ginsberg facesse sesso con lui al loro primo incontro e si mise a piangere sbalordito da ciò che era accaduto. Sono rimasti insieme per il resto della loro vita, anche se spesso la paranoia di Orlowski era tale da renderlo incontrollabile e da obbligarlo a essere ricoverato in case di cura. In qualche occasione si dimostrava ostile a Ginsberg. Mi ricordo di avere chiesto, non molti anni fa, a un amico eterosessuale perché avesse fatto sesso con Ginsberg. Con entrambe le mani aperte, a palme in alto, come se la cosa fosse evidente, rispose: «Bello mio, era Allen Ginsberg!» Sono stati tutti riuniti nella mostra allestita alla National Gallery of Art, un gruppo proprio bello da vedere, specialmente i giovani Kerouac, Cassady e Orlowski. Forse la più memorabile delle fotografie esposte era quella di Kerouac che vagava nella East 7th Street a Manhattan nell'autunno 1953 con una faccia da matto alla Dostoevsky o da basso profondo bop che intona un om. Cassady sembrava un naturale alter ego di Marlon Brando e infatti un'altra foto esposta del 1955 lo mostrava con uno dei suoi fuggevoli amori, Natalie Jackson, in posa davanti all'ingresso di un cinema in cui il cartellone reclamizza il selvaggio. In un'altra immagine, l'eternamente elegante Paul Bowles appariva in un vestito di lino indiano e cravatta a costine, tra lo sporco e quasi sordido Gregory Corso e il decisamente bizzarro Burroughs. Erano a Tangeri. E l'anno era il 1961. Burroughs era vestito come uno stenografo di tribunale, camicia nera a maniche lunghe e abbottonata fino al collo, calzoni ben stirati stretti con la cintura quasi sul petto e un cappello di feltro floscio che faceva ombra al suo volto devastato dalla droga. Le maniche lunghe erano indispensabili, anche in un clima quasi tropicale, per nascondere i buchi fatti dagli aghi delle siringhe. Una foto esposta più vecchia del 1953 mostrava Burroughs che con un'aria insolitamente soave, non priva di affettazione e quasi teatrale, dava un consiglio a suo
assumendo una posa l'Andrei Sheed, a un intimorito ma adorabile Jack Kerouac, tipico ragazzo all-American appena uscito da un romanzo di Thomas Wolfe. Nella didascalia, posta l'immagine 40 anni dopo, Ginsberg raccontava che Burroughs stava dicendo: «Ora Jack, come ti ho detto già nel 45, se ti ostini a tornare a casa per vivere con la tua mère, ti troverai legato sempre più stretto dai lacci del suo grembiule, fino a che sarai diventato vecchio e non potrai più scappare». Quando ha scritto queste parole, Ginsberg sapeva che nel frattempo Kerouac era diventato un irrecuperabile etilista, non c'era giorno in cui non fosse sbronzo, e si era trasferito da sua madre a Lowell, nel Massachusetts. Poi con lei aveva raggiunto la Florida, dove nel 1969 era morto per le complicazioni indotte dalla cirrosi epatica. Soltanto Ginsberg sembrava essere riuscita a conservare il suo calore umano fino alla fine. Di fatto, una delle foto più commoventi era un suo autoritratto da vecchio, nudo, un'immagine che aveva la dignità, la profondità e al tempo stesso la vulnerabilità degli ultimi autoritratti di Rembrandt. Molto presto, quando avevano appena incominciato a inventare se stessi e l'originale marchio di fabbrica della loro scrittura, Ginsberg e Kerouac decisero di trasformare tutti i loro amici in altrettanti miti. Lo fecero scrivendo uno dell'altro e raccontando le proprie imprese, sacre o buffonesche o eroiche o davvero comiche che fossero, ma anche confrontandosi reciprocamente con personaggi famosi del passato remoto o prossimo. Nelle didascalie per le sue vecchie foto, che assai più tardi ha posto di proprio pugno sotto nuove stampe, Ginsberg esalta in un modo che gli risulta del tutto naturale le qualità eroiche degli amici. Sempre pronto a entusiasmarsi, specialmente per il lavoro dei suoi amici, Ginsberg ha tuttavia avvertito in qualche caso che questa sua sconfinata fiducia poteva vacillare. Durante un periodo di ricovero in un ospedale psichiatrico, ebbe l'occasione di incontrare Carl Solomon, nipote di Aaron Wynn, che nel 1953 aveva fondato la casa editrice Ace Books. Carl era riuscito a convincere lo zio a pubblicare il primo romanzo di Burroughs, Junkie, ma in seguito Wynn si dimostrò riluttante a stampare Sulla strada di Kerouac. Come conseguenza di questo atteggiamento, Ginsberg fu tormentato per un certo tempo da forti dubbi. Scrisse infatti sul suo diario: «Carl ha dato uno scossone alla mia autostima e mi ha fatto precipitare in un brutto stato di depressione. È possibile che non ci sia un modo per dire ciò che è buono secondo noi se non basandoci su simpatie personali dettate dal cuore, che sono quasi sempre diametralmente opposte a tutti gli interessi razionali e commerciali?» In questa fase precoce, Ginsberg stava elaborando, come fotografo ma soprattutto come poeta, la sua dottrina della spontaneità. Primo pensiero, miglior pensiero. L'effettiva invenzione di tale principio spetta probabilmente a Kerouac. Esso ha fatto sì che Sulla strada diventasse un classico della letteratura statunitense e ha reso Urlo di Ginsberg, 1955, un audacissimo esempio di confessione poetica. Ecco che cosa ha scritto Ginsberg nel 1949, a proposito del suo compagno Herbert Hanke, che era sempre al verde. I due vissero brevemente insieme e Hanke di continuo cambiava e sfasciava l'arredamento bruciando pezzi di legno per annusare l'odore del fumo che ne usciva. Forse non aveva niente di meglio da fare, ma io ero pieno di ammirazione per queste sue attività, in cui riconoscevo un tocco caratteristico di Hanke, soltanto suo e perciò prezioso, gradevole e degno di onore. Erano parte integrante di tutto il suo essere e della sua forza vitale. Mi divertivo anche a mitizzare i tratti del suo carattere. Si tratta di un giochetto che in passato Kerouac, il romanziere, che ha scritto parecchio su Herbert Hanke, e io stesso abbiamo spesso coltivato. In realtà non l'hanno fatto soltanto e sporadicamente in passato, ma nel corso di tutta la loro carriera. Si tratta in effetti di una strategia che è semplice mettere in atto. Avete un gruppetto di amici e dichiarate che essi sono tutti autentici geni. Ne lodate tutte le opere e attribuite loro dolcezza di tocco e insieme impeto travolgente, qualità degne degli dei greci. E a questo punto ciò che vendete non è più ciò che scrivete, ma l'insieme delle vostre leggende personali.